Si è svolto in Biblioteca Comunale Giovanni Bovio a Trani un dibattito organizzato dall'AUSER nell'ambito di Non ti scordar di me, una rassegna giunta alla 16ª edizione e finanziato dall'assessorato alla cultura di Trani. Il titolo è di per sé eloquente: i diritti degli anziani e i doveri della comunità, con l'obiettivo centrato di un confronto sulle prospettive future in un paese che continua ad invecchiare. I diritti degli anziani e i doveri della comunità come elementi fondamentali per garantire il benessere e la dignità degli individui nella fase della terza età. Alessandro, questi sono incontri importanti, devo dire molto partecipato, la sala era piena, davvero c'è molta richiesta di sapere quali sono i propri diritti, ma c'è qualcuno come l'AUSER che li farà che valere. Noi, come sempre, diritti e doveri mettiamo sempre in prima linea. La nostra associazione nasce proprio per questo, per l'aiuto ai più bisognosi, specialmente nella popolazione anziana, che oggi come oggi ha aumentato la sua età. Sono incontri questi importanti, perché parlare dei diritti è sempre fondamentale. Gli anziani non rappresentano un problema, ma rappresentano una risorsa all'interno della società. Ci sono dei diritti che vengono violati, il diritto alla salute fondamentalmente, le lunghe liste d'attesa, il pronto soccorso che non riescono a soddisfare le esigenze. Sono diritti molto spesso negati e purtroppo la prospettiva che abbiamo davanti a noi non è delle più rose. Non a caso la CGIL ha indetto una grande manifestazione nazionale per il 7 di ottobre, all'interno della quale c'è fondamentalmente la tutela del diritto alla salute e della sanità pubblica. Sì, io ringrazio l'AUSER perché da anni dà prova sul territorio di integrazione, di inclusione, soprattutto di tante iniziative, tante attività che ci consentono a questa comunità di godere del patrimonio di saggezza che le persone, diciamo, con qualche anno in più, diciamo, diversamente giovani, come si suol dire oggi, hanno da poter mettere a disposizione. Quindi tante attività utili non soltanto per chi le fa, ma anche per chi le riceve. Alessandro Rondinone, il essere assessore a Trani delle politiche sociali e delle attività partecipative è un direbbe qualcuno una bella rogna, ma io direi anche una bella soddisfazione umana. Sì, decisamente sì. Ci sono state tante occasioni di confronto, tanti momenti in cui ho potuto sperimentare la bellezza della realtà, quindi occasioni in cui abbiamo potuto raccogliere quanto è stato seminato nel corso del tempo e vedere i volti soddisfatti delle persone che poi hanno partecipato alle varie iniziative. Com'è la situazione su Trani in punto agli anziani? E devo dire che è un servizio ormai integrato nel territorio già da diverso tempo, abbiamo una buona utenza sia sul territorio di Trani che sul territorio di Bicelli che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare, un'assistenza molto importante perché permette poi all'anziano di rimanere a domicilio e di usufruire del servizio nella maniera più appropriata possibile. Presente al dibattito anche Biagio D'Alberto, presidente regionale dell'AUSER Puglia, che nel suo intervento ha sottolineato e richiamato le attività dell'AUSER sul territorio. Tutto ciò che fa Villa Guastamacchia rientra nelle attività di promozione sociale. Ci occupiamo di turismo sociale, ci occupiamo di università della terza età, ci occupiamo di assistenza, ci occupiamo di filo d'argento. Diritti alla meta, quindi, non dimenticando che ognuno dal proprio ruolo e dal proprio punto di vista ha la responsabilità di rendere dignitosa e partecipata la vita degli anziani.